Sì, siamo soddisfatti di questa affluenza, devo dire più dell'anno scorso, e mi fa piacere. Quest'anno abbiamo le due Vespa Club, anche abbiamo invitato loro, c'è l'UNICEF, la Croce Rossa Italiana, che simula un incidente in pista, ecco come intervengono loro, con tutto lo Starcross uniti, e in prima fila il presidente Cosentino Ciriaco, in questa bellissima cornice che è Piazza Chanù. Ahimè manca una cosa essenziale, che è un crossodromo omologato dove poterci allenare. Dobbiamo percorrere diversi chilometri e quindi aumentano di conseguenza smisuratamente le spese di trasferta per poter fare lo sport che più amiamo. Ma sicuramente c'è un grosso flusso di turisti legati all'off-road svizzeri che attraversano la Valle d'Aosta per arrivare nel più vicino Piemonte, ecco. Lo Starcross quest'anno ha tra i 60 e i 70 iscritti, adesso di preciso non so, 64-65, ecco. Molti giovani? Soprattutto giovani, a parte noi diversamente giovani, cioè la gran parte dei piloti sono giovanissimi, ecco, da 6 anni in su. Ma in come per tutti gli sport, se i bambini vengono affiancati a persone che sanno fare il loro dovere, come quali istruttori indirizzati e istruiti su come praticare questo sport, non c'è nulla di pericoloso, cioè nulla di pericoloso come qualsiasi altro sport. Allora, noi abbiamo un campo scuola appunto per istruire questi ragazzi a Verres, è in via delle Murasse, ecco, è l'unico anche campo scuola che si sviluppa su 800 metri lineari di tracciato, è l'unico in Val d'Aosta dove si può praticare lo sport dell'off-road, diciamo, enduro, motocross.